Pasculli, Higuaín o Icardi? Higuaín. Perché? Higuaín perché Icardi ancora è un goleador e deve dimostrare ancora che può essere uno di quei giocatori importanti, un top player per esempio, per quei soldi che ha offerto il Napoli per lui e l'Inter non l'ha voluto vendere. Higuaín lo ha dimostrato in Italia, in Spagna e in nazionale. Icardi ancora non è stato convocato in nazionale. Dunque, Higuain valeva tutti quei soldi. Uno che ti fa quelle quantità di gol, sì, i gol si pagano. Ha fatto 36 gol l'anno scorso in campionato italiano, che è difficilissimo. E penso che quei soldi, anche se ti devo dire la verità, ci sono giocatori che sono stati anche sottovalutati, o sopravvalutati, no, sopravvalutati. E nel prezzo che adesso lievitano subito. Che futuro ha Dybala? Penso che può essere un giocatore importantissimo per il calcio mondiale e per la nazionale. Un futuro, un avvenire grandissimo. Dicono che Higuaín Dybala sia la coppia stellare non solo della Juve ma anche dell'Argentina, è d'accordo? Ma guarda, per adesso non lo hanno dimostrato in nazionale. Io mi auguro che lo possa dimostrare prima in nazionale perché ne ha bisogno tantissimo e poi vedremo che cosa c'è. La Juve lo possono fare. La Juve è la squadra più forte d'Italia ed è la candidata alla Champions League. È la squadra più forte d'Italia, non la candidata alla Champions League perché ci sono squadre, penso che sono superiori alla Juve attualmente, però la Juve è una ed è quella che può lottare per la Champions. Su chi punta in Europa? Ma io penso sempre alla solita squadra, Bayern, Manchester City, Barcellona, Real Madrid, adesso vediamo che succede con il Paris Saint-Germain. Chi è il giocatore che gioca in Italia sul quale scommetterebbe subito Pedro Pasculli? Ma io scommetterei subito su Dybala, per esempio, mi piace molto, un giocatore estroverso, giovane, che può inventare in qualsiasi momento o qualunque cosa, è un giocatore estroso.